Assessore Pastore, benvenuto nel nostro studio. La foire si sta avviando alla conclusione, ancora 3-4 ore e poi chiude. Noi la diretta la chiudiamo alle ore 17. E da quello che ci risulta è andato tutto bene. Gli afflussi di ieri sono stati più che soddisfacenti, 130 persone. Se calcoliamo un po' il tempo che non incentivava a venire, e un po' lo sciopero del treno della Torino Aosta, mi sembra che comunque si possa dare un giudizio positivo dell'andamento di questa 1011esima edizione. Sì, intanto grazie per l'invito e per la possibilità che mi date di parlare con i nostri telespettatori. Ma la considerazione che vorrei fare è questa: la magia della fiera supera tutto, ha superato il maltempo e supera anche il fatto che la seconda giornata si possa tenere in un giorno non favorevole secondo l'opinione dei molti come nel lunedì. Anche gli afflussi oggi sono importanti, non li abbiamo ancora misurati perché, come lei ha detto, la fiera deve finire, però mi sembra che questo sia il primo dato significativo. La fiera va oltre tutto, oltre il tempo, oltre le giornate in cui si tiene, perché c'è un grande affetto e un grande momento di festa popolare, ma di partecipazione collettiva anche da parte di coloro che valdostani non sono, ma che non fanno mancare l'affetto agli artigiani. Noi abbiamo avuto una serie di ospiti artigiani e devo dire, Assessore, che tutti quanti hanno manifestato soddisfazione anche per l'andamento delle vendite, magari venduto più pezzi piccoli rispetto a pezzi più importanti, anche perché la crisi economica si fa sentire, ma in generale c'è una soddisfazione anche sul piano commerciale, diciamo così. Beh, no, sono contento perché noi queste informazioni non le abbiamo ancora chieste, però quanto mi dite mi conforta, perché poi in fondo è poi importante che loro abbiano successo. Il successo certamente è significativo per l'ammirazione che i visitatori hanno, però insomma loro sono anche qui per venderli i loro prodotti, e se questo succede ci fa felici e fa in modo che ci sia da parte loro un progressivo rinforzamento dei legami affettivi con la fiera. Per contro c'è stato così una diminuzione delle presenze nei punti rossoneri. Sì, non abbiamo i dati. Sempre da dati che abbiamo raccolto, noi d'accordo. Empiricamente, cioè valutazioni degli addetti ai lavori, l'anno scorso avevamo più gente. D'accordo, penso però che ieri ci sia stato un fenomeno che posso giudicare solo in modo empirico per adesso, una certa recrudescenza del maltempo verso la seconda metà della mattinata ha spinto molti visitatori a trovare rifugio nei bar, nei ristoranti, e questo è un dato assolutamente significativo e importante perché ha fatto in modo che tutte queste attività avessero degli afflussi significativi anche in zone di consueto non troppo toccate dai visitatori della fiera. Questo può essere in qualche modo forse una spiegazione. Però, voglio dire, i punti rossoneri abbiamo visto che hanno avuto code importanti nei loro padiglioni, e quindi insomma
anche un leggero calo in qualche modo forse non ha influito troppo sul svolgimento della loro attività. Grande successo anche dell'atelier, più volte è stato istituito il numero chiuso perché c'era troppo affollamento e quindi non tutti potevano entrare. Sì, l'atelier è grande successo, devo dire che poi quest'anno il successo dell'atelier è già decollato nei due giorni precedenti alla fiera, in modo particolare sabato, che non era giorno di fiera come a tutti è noto perché ci si trova nel 29 di gennaio, la sera l'atelier era pieno e poi ancora le vie di Aosta sono state animate fino alle 11:30 di sera da un grande flusso di persone, cosa abbastanza insolita, no? Per la tranquilla vita della cittadina aostana quando non ci sono grandi eventi. Flusso che è già iniziato sabato ad Aosta, contrariamente agli altri anni, penso che molti abbiano abbinato il weekend sabato e domenica, sabato hanno visitato la città di Aosta e domenica hanno colto l'occasione per la foire. Sì, assolutamente, dalle persone che si sono incontrate per strada, dal numero di persone appunto che giravano nella città, si vedeva che molti non erano aostani, non erano valdostani, ma hanno invaso festosamente le vie della città e hanno approfittato anche per rendere visita all'Aosta stessa. Assessore, onestamente, qualche punto critico, qualche neo l'avete colto al quale pensate di porre già rimedio con la prossima edizione? Beh, di nei ce ne sono sempre quando si organizza una cosa così grande, però noi per averne compiuta conoscenza dobbiamo aspettare che tutti i soggetti che avevamo sparsi sul territorio possano poi come di dovere riferire quali sono stati i punti e le cose che non hanno funzionato. Però se posso permettermi di dirlo, molte persone ci hanno fatto giungere il loro apprezzamento per l'organizzazione, per come le cose si sono svolte. E qui credo che siano doverosi alcuni ringraziamenti, numerosi ringraziamenti, a tutte le forze dell'ordine, del COM, del Comitato Operativo Misto, agli artigiani, ai visitatori che come sempre, anche questa volta, siano essi valdostani o no, hanno visitato la fiera portandole un gran rispetto, non ci sono stati atti inconsulti, atteggiamenti censurabili, se non qualche sporadico episodio. E poi soprattutto io credo che sia doveroso ringraziare la città di Aosta, perché invasa da una folla così imponente ha accettato di buon cuore questa allegra presenza di persone. Noi ci rendiamo conto che tutto questo crea dei disagi inevitabili ai cittadini e il fatto che i cittadini accolgano la fiera come un momento della loro vita aostana non può che farci piacere ed è anche una dimostrazione di una grande maturità da parte della cittadinanza aostana. La foire fa crescere nuove generazioni, nel pomeriggio lei non l'avrà visto, le manderemo un DVD, abbiamo avuto occasione di intervistare due giovani artigiani, due bimbi, i fratelli Amato di 8 e 10 anni che realizzano casette sciallettine in via Edoardo Aubert. E parlavano con convinzione di quello che facevano a livello di artigianato. Ah bene, questo ci fa piacere. Devo dire che la foire quest'anno ha avuto una crescita di nuovi interpreti dell'artigianato di tradizione e questo è il frutto anche del lavoro che si fa nei corsi di scultura che si tengono dei paesi. Poi abbiamo ragazzi che stanno a bottega con gli artigiani, con il percorso botteghe scuola e che si formano professionalmente in modo più compiuto. E certamente questi sono dei momenti in cui le persone si avvicinano a questo mondo e poi terminati i corsi di scultura si presentano all'interno della foire esponendo con i loro banchetti. Se poi ci sono dei ragazzi giovani come quelli di cui avete parlato, particolarmente dotati, che si avvicinano a questa tradizione non può farci che piacere perché ovviamente la fiera ha bisogno di novità, di rinnovamento e abbiamo anche visto quest'anno tra l'altro nelle opere dei professionisti più affermati delle ricerche di novità che in alcuni casi io ho trovato assai, assai positive con un modo di interpretare la loro opera un po' diversa dal passato. Ciò significa che c'è una ricerca continua, un'evoluzione continua che non fa che ben sperare per il futuro di questa attività. Nel corso di questa lunga diretta, Assessore, abbiamo intervistato tante persone, critici e via dicendo. E c'è stato chi ci ha proposto, e io gliela rivolgo a lei questa domanda, di fare due Saint Tour.
una, quella tradizionale in inverno, oltre che a quella estiva, però farne una d'estate, in primavera, per una Sant'Orso hobbisti, nel senso che siccome c'è una differenza enorme tra chi fa artigianato di tradizione per professione e chi lo fa per hobby, ecco, c'è chi propone di fare una foire in primavera riservata agli hobbisti. Sì, beh, certo. Anche per creare un po' di movimento in città, ovviamente, sì. Non solo per riconoscere il lavoro svolto in questo campo. Sì, certo, gli hobbisti ovviamente hanno delle esigenze che non sempre poi sono in sintonia con quella dell'artigianato di tradizione, che è poi il soggetto che noi, per quanto ci compete, dobbiamo contribuire a mantenere vivo e a far sviluppare. Ricordo però che ci sono molte iniziative, fatte non ad Aosta certamente, ma in vari comuni della valle, che si rivolgono anche molto agli hobbisti. Però, voglio dire, tutti i consigli sono ben accetti, quindi noi prendiamo anche questo e ovviamente non lo rifiutiamo né lo promuoviamo a priori, ci si riflette sopra, però bisogna anche considerare appunto che tutti coloro che già sviluppano questi temi in altri luoghi, in altre comunità, non possono poi essere penalizzati dall'irrompere di nuove iniziative che tolgono valore a quelle che già sono in essere. Assessore, torniamo alle scuole, una domanda un po' provocatoria. Quanto la fiera di Sant'Orso fa crescere le scuole di scultura e quante le scuole di scultura fanno crescere Sant'Orso? Ma io credo che sia una simbiosi delle due cose. L'aspirazione di chi va ad una scuola di scultura ci va perché? Per passare il tempo, forse, per tante ragioni, perché vuole avvicinarsi a tutto questo. E credo che una spinta notevole in questo senso, nell'avvicinamento, sia dovuta al fatto che se si visita la fiera da spettatori, forse c'è anche l'ambizione di poterne diventare un giorno i protagonisti. E allora, e credo che questo sia uno dei momenti forti. Dopodiché le scuole di scultura ovviamente consentono di impadronirsi di tecniche di lavorazione, di elementi basilari per poi poter sviluppare le proprie competenze, le proprie professionalità, il proprio estro. E poi lo vediamo, no? Che la fiera è un momento di attrazione incredibile, perché come finiscono i corsi coloro che hanno imparato ad avere una certa manualità, una certa capacità realizzativa, si iscrivono alla fiera e non a caso quest'anno sono aumentati in modo significativo, sono aumentate le iscrizioni del settore tradizionale proprio grazie all'immissione di nuova linfa nella fiera, nuova linfa che si è generata nei corsi che sono fatti di scultura e di intaglio e di lavorazione varia che sono fatti nelle realtà periferiche della regione. Un sogno per la prossima Foire de Saintour 2012? Ma di sogni non ne abbiamo, dobbiamo solo lavorare per cercare di realizzarla bene, di farla funzionare bene. Quest'anno siamo soddisfatti, molto soddisfatti di come è andata la fiera, nonostante un po' tutti i problemi che ci sono stati legati al tempo, eccetera. La possibilità di organizzarla bene con la collaborazione di tutti. Ma se posso dire, il sogno che io vorrei vedere realizzato e che trovo abbastanza riconosciuto dalla gente, ma che dovrebbe, secondo me, ancora prendere più piede, è quello che si riconosca la fiera, la sua tradizione, il suo funzionamento, ma che si pensi sempre che dietro la fiera ci sono gli artigiani, che sono poi i soggetti che consentono a questa festa di esistere. Assessore, io la ringrazio, è stato gentilissimo, forse abbiamo abusato un po' del suo tempo, grazie per la sua disponibilità e noi lo aspettiamo domani alle 15.45 per il Rosso e Nero, dove avrà qualche dato in più per parlare della fiera di Sant'Orso e di tante altre cose, sempre che l'influenza salvaguardi il nostro operatore che è quasi in coma dopo questa lunga diretta. E grazie anche in quanto assessore regionale ha contribuito a far sì che la regione ci sostenesse in questa prima iniziativa sperimentale diretta della Foire de Saintour, che speriamo avere nuovamente al nostro fianco il prossimo anno. Grazie, grazie assessore. Grazie a voi e a tutti gli spettatori, grazie. Thank you.
40.000 lire. In occasione di tutte le fiere di Sant'Orso viene coniata una medaglia di ricordo, una medaglia che riprende personaggi ed eventi storici. Ce ne parla Thierry Pronesti, che ha realizzato un servizio con Yves Goyer. A seguire ancora tutta una serie di interviste con gli artigiani che ancora stanno esponendo lungo le vie del centro storico di Aosta. Siamo nella saletta espositiva di Via Xavier de Maistre con la signora Bruna della società Verres S.p.A. Signora Bruna, quali sono le caratteristiche di questa medaglia? Questa medaglia è caratteristica di tutti gli anni della fiera, iniziata nel 98, arrivare al 2011, e in argento, e da un lato ha la scritta appunto Guardia Saint-Ours, esatto, e dall'altro invece? In un lato c'è il manifesto di Sant'Orso, nel retro quest'anno c'è Emanuele Filiberto. Una medaglia importante per ricordare una fiera altrettanto importante, e i turisti sono interessati a questo ricordo? Molto, molto interessati, sì, fanno proprio le code per comprare questa medaglia. Tutti gli anni ci sono tantissima gente che lo compra. Ringrazio. E è limitata. Ci sono gli anni, ci sono tante monete e limitazione, 2.000 al massimo. Ringraziamo la signora Bruna della Verres S.p.A. e auguriamo una buona conclusione di Fiera di Sant'Orso. Grazie. All'incrocio delle vie principali di Aosta siamo qui con Piero Comeno di Saint Christophe, intagliatore, ma non solo. Sì, ho cominciato a fare un po' di intaglio e ho fatto un corso di intaglio con Roberto Zavataro, che era il nostro istruttore, molto in gamba e rinomato, e ho voluto fare un qualcosa di diverso dai solite cose che si fa sempre sui banchi dell'intaglio, avendo un po' la passione per le campane, le sciamoniste, cose qua, e anche cose miste, ho provato a fare quei colari lì che mi sembravano simpatici e la cosa è abbastanza piaciuta. Poi purtroppo la vista se n'è andata un po' e ho dovuto un po' mollare l'intaglio per il fatto che ci vuole molta precisione, soprattutto sui disegni e poi a tagliare, e quindi ho deviato un po' sul cuoio, che era sempre un po' inerente alle campane. Allora ho cominciato a fare un po' di colari di campane, attrezzatura varia, così col cuoio, portamatite, attrezzi tipo, per esempio, ho fatto i portassicateur quando si va alla vigna, cinture, e anche le cinture vedete che sono sempre un po' sul genere delle campane, un po' anche i disegni che si fa sul cuoio, e così a tempo perso queste cosette così. Lavora anche cornici, strumentazioni per la cucina, Opinel? Sì, ecco, Opinel sì, Opinel è anche l'altro tipo di coltello, che sono i Codega Premana, con anche incisioni, gente, amici così che chiedono, magari col nome da una parte e dall'altra parte un po' di incisione, sempre di intaglio, fungaioli, coltelli per i funghi, corbette, quella famosa chiamata corbetta con il manico e la lama rotonda, cosette così, cornici di per fotografie, cofanetti. Un parere su questa fiera di Sant'Orso, visto che siamo quasi alla conclusione? Sì, direi che io la ritengo abbastanza positiva per il fatto che tira molta gente e soprattutto anche molto contorno, che penso che va bene anche non solo agli artigiani, ma sia come commercio soprattutto intento bar e forse, non so, altra roba che senz'altro. Ovviamente c'è anche chi reclama, perché purtroppo noi ci dobbiamo mettere alle volte davanti a dei negozi eccetera, che uno ci spinge giù, l'altro ci spinge su, però se pensi bene, se non veniamo noi, anche loro non c'è gente, secondo me. Allora dovremmo circa capirci a vicenda alle volte.
Ringraziamo Piero Comunò e gli auguriamo una buona conclusione di fiera. Grazie altrettanto. Sempre qui in Croix de Ville siamo con Enzo Viarin di Pollen, che ci spiega la sua attività di scultore e intagliatore. Sì, io da 8 anni che scolpisco. Ho iniziato a fare un corso di scultura con mio fratello Ciro Viarin e adesso è 4 anni che invece svolgo questa attività come hobbista da solo, insomma. Mi occupo soprattutto di fare sculture su legno, faccio sia bassorilievi che tutto tondo, e poi così come divertimento ho sempre avuto la passione di fare un po' le cornaglie, che sono dei giochi tradizionali che utilizzavano una volta per i bambini, e poi i cassi galetti, e poi invece come novità della fiera ho fatto queste paperette che sono apprezzate anche perché è, diciamo, una novità della fiera. E poi invece per quanto riguarda le cose un po' più impegnative, insomma, faccio i bassorilievi e quest'anno ho fatto anche una scultura per ricordare un po' quello che è stato il periodo della tragedia fascista, dove ho fatto tutta la serie storica per quanto riguarda il periodo fascista. Ho fatto per la mostra concorso di Aosta, il titolo era Risveglio, ho fatto il risveglio del fascismo. Quindi si parte dal periodo in cui Mussolini è venuto ad Aosta, accolto da tutta la società in maniera piuttosto benevola, poi c'è stato il periodo delle deportazioni, dell'entrata in guerra, con la disperazione e la morte che ha portato a questo periodo, poi la nascita della resistenza con la fucilazione dei partigiani, e qui ho ripreso un po' il tema del concorso, Réveillons-nous, Lutton contro il fascismo, fino ad arrivare poi a quella che è stata la liberazione, quindi la festa finale. È stato sintetizzato attorno a un ceppo di noce, insomma, che era cavo. E per il resto, insomma, sono sculture abbastanza tradizionali, la Corale di Sant'Orso, piuttosto che altre cose, ecco. Come è nata l'idea di questa scultura? Ma diciamo che era un argomento che già un po' volevo in qualche maniera rappresentare. Poi c'è stata sia l'occasione per quanto riguarda questo tema, che era la mostra concorso, che era quello del risveglio, e ho trovato questo pezzo e ho voluto lanciarmi in questa impresa, chiamiamola così, ecco. Purtroppo sono pezzi che poi probabilmente mi rimarranno in taverna, perché sono pezzi un po' difficili, però sentivo di dare comunque un contributo di quel tipo anche in un periodo dove forse si tende un po' troppo velocemente a dimenticare quello che è stato, ecco, nel nostro passato. Cultura e tradizione che si uniscono insieme a storia. Sì, è un po' questo il tentativo, sono pezzi un pelino più impegnati rispetto a quelli che si fanno di solito. Ringraziamo Enzo Viarin e gli auguriamo una buona conclusione di fiera. Grazie. Noi di Rosso Pomodoro ve lo diciamo di cuore, perché siamo fatti così. Vi aspettiamo alle porte di Aosta per farvi assaporare la pizza napoletana e la tradizionale cucina partenopea. Ci piace verace, mozzarella di bufala, olio extravergine di Sorrento, pasta di Gragnano trafilata al bronzo. Noi rispettiamo il ritmo della natura. 4 stagioni, 4 menù. Il Forno d'Oro, il nostro cuore napoletano e la tradizione partenopea. Specialità che vi offriamo tutti i giorni. Ad Aosta, in corso Ivrea 146. Sia pranzo fino alle 15 che a cena fino a mezzanotte. Per prenotazioni 0165 26 71 41. Grazie assai. Rosso Pomodoro.
Aldo Chapelu di Aosta ci spiega adesso la sua attività di scultore e quella di intagliatore di pietra che ha iniziato da poco. Sono pensionato, quindi nel tempo libero, adesso ho parecchio tempo libero. Già avevo iniziato nel 78, già, poi per varie vicissitudini ho dovuto smettere e ho ripreso nel 2000 circa, quando ero in pensione, e il mio campo era prima le sculture in legno. Ho fatto anche torneria, grolle, coppe, eccetera. Poi mi sono dato ai nodi, dove ho vinto, dove ho ricevuto parecchi attestati anche a varie fiere. E quest'anno ho voluto provare anche la pietra e vedo che riceve apprezzamento, tant'è che l'IVAT mi ha segnalato un pezzo da portare a Firenze a una mostra. Vediamo figure sacre intagliate nel legno, quali sono? Normalmente, cioè principalmente sono i santi valdostani. Qui abbiamo San Grato, San Giocondo che era il suo successore, Sant'Anselmo, manca ancora San Bernardo e Sant'Orso, che ovviamente sono stati venduti già, non ci sono più. Niente. Per la pietra predilige invece magari scene più naturali, più di lavoro agricolo? Ma noi siamo sempre rivolti verso l'arte pastorale, il lavoro agricolo, scene agricole, scene di vita ancora dei nostri vecchi, ecco. Io almeno provengo, le mie origini sono montanare, anche se sono nato qui in città, ho lavorato a Seve, però le radici sono sempre quelle, e quindi le scene predile, quelle che si ricorda dei nonni, ancora del lavoro dei nostri vecchi. Come vede questa edizione della fiera che ormai si sta concludendo? Ma era partita un po' in sordina ieri, tra brutto tempo. E devo dire che oggi è ancora meglio di ieri, ecco, cioè a noi è andata meglio oggi di ieri, almeno a me personalmente oggi è andata molto meglio di ieri, il tempo ci accompagna, la temperatura è ottima, vedo gente allegra e voilà. E la ringraziamo allora Aldo Chapelu, buon proseguimento. La ringrazio lei, arrivederci. Irene Tarticchio, disegnatrice appassionata di cartoni animati, espone quest'anno la Fiera di Sant'Orso. Com'è nata la passione per l'intaglio e la scultura? Beh, qui io ho sempre amato molto le sculture e ho scoperto che qua ci sono scuole regionali e da lì ho iniziato a fare sculture, mi sono avvicinata all'artigianato e poi ho scoperto che mi piace tantissimo, è diventata una passione. Ha frequentato dei corsi, si è riferita sì, a qualcuno? Sì, ho fatto sia le scuole regionali che la scuola bottega, l'ho finita a dicembre. I soggetti sono soggetti agricoli ma anche che si rifanno i cartoni animati? Sì, cioè, arrivano principalmente dalla mia formazione sui cartoni animati e infatti molti personaggi sono fumettistici, cartoneschi, quasi tutti i miei animali hanno un'espressione comunque buffa e divertita. Com'è stata questa prima esperienza alla Fiera di Sant'Orso? Ah, è veramente particolare, a parte insomma il tempo che non ci ha assistito molto, ma oggi è andata meglio, è stata un'esperienza particolarissima, tutte queste persone, i vicini di banco, sono tutte veramente incredibile. Ringraziamo allora Irene Tardicchio, le auguriamo buon proseguimento e in bocca al lupo per questa avventura da poco iniziata in artigianato. Grazie, crepi il lupo. Buongiorno!
Siamo con Roberto Bonoldi di La Salle, appassionato di miniature, vediamo qui i presepi, i piccoli chalet. Com'è nata questa passione? Ma è iniziato mio papà tanto tempo e io poi ho continuato la sua attività, diciamo, da hobbista. Faccio le casette, questi articoli qua, le casette, fontane, forni, presepi, ho un po' di cassette, quei pezzi un po' più strani, un po' più lavorati, soggetti un po' come una volta, ecco. Dunque si rifà al passato per opere che possono avere anche un gradimento attuale, la gente le apprezza. Sì, certo, possono mettere anche per esempio o su dei mobili, qualcosa, tuttora vanno, ecco. Materiali particolari, dove li trova, come li costruisce? Ma diciamo in giro vado a prendere il legno, la pietra, come lo dico, faccio l'artigiano, un po' ne ho e si tirano fuori i pezzi, ecco. Perfetto. Ringraziamo il signor Bonoldi e gli auguriamo un buon proseguimento di fiera. Grazie anche a voi. Siamo con Luciano Trocello e nella sua bancarella troviamo degli oggetti intagliati, ma in modo particolare. Adesso ce lo spiegherà direttamente lui. Beh, queste sono delle gemme dormienti di castagno. In termini tecnici si chiamano lo sferoblasto. Si trovano in fondo le piante di castagno, perché il castagno la natura è stata molto provvida. Generalmente si trovano quei castagni vecchi per la riproduzione della stirpe. È tutto lì. E ripeto che la natura è stata molto provvida, poi si vede lì. Lei, a partire da questo, intaglia diversi soggetti, animaletti, uccelli. Sì, da questo poi uno viene fuori la cosa, pian piano, secondo quando uno la fa, incomincia a lavorarla e poi vede uscire fuori, man mano che si lavora viene fuori il soggetto. Dunque a partire dal soggetto lei crea la sua opera? Sì, se la crea pian piano si crea la sua opera, alle volte si sbaglia anche, come in tutte le cose, l'uomo sbaglia. Lei fa anche taglieri? Taglieri così, no, li facevo una volta, ma ormai ho lasciato perché più che una cosa non si può fare, perché dopo sono anche impegnato in altro, sa, allora non posso fare certe cose. Vede quello là, questo qua, un gufo, vede? Adesso questa gemma qua avrà 100 anni e poi le fibre, non ci sono le fibre in questo, e si produce come il gomitolo di lana, sa, lei non trova perché nella pianta ci sono gli anelli annuali, invece questa qua non si trovano gli anelli annuali. Complimenti allora a Luciano Trocello. Le auguriamo una buona fiera. E la salutiamo. Siamo quasi alla fine della nostra diretta e per noi è un grande onore chiuderla con il presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, Augusto Rolandè, anche un onore anche perché grazie alla regione abbiamo potuto sperimentare per la prima volta la trasmissione in diretta online della Foire de Saintour. Presidente, una fiera che mi sembra sia iniziata bene ed è finita meglio. Sì, sicuramente è un appuntamento che per la Valle d'Aosta è diciamo il top, è l'appuntamento per eccellenza. La preparazione è fatta con grande meticolosità, con grande attenzione a tutto quello che è necessario per uno sforzo
organizzativo che va dalla sicurezza, dai punti di riferimento, all'informazione, alle modalità di viabilità interna, viabilità esterna e così via. Quindi credo che nell'insieme, malgrado il tempo all'inizio non sia stato molto clemente, anche se poi qualche fiocco di neve rendeva ancora crea più atmosfera. Suggestiva, esatto, rendeva ancora più suggestiva la giornata, però sia ieri che oggi abbiamo avuto la soddisfazione di vedere tanta gente che visitava quelle che sono le grandi opere e anche i piccoli sforzi di new entry, di nuove figure che si affacciano a quella che è la produzione artigianale, a quello che è lo sforzo di portare nelle scuole, attraverso le scuole di scultura, che ormai ogni anno aumentano anche a livello dei singoli comuni, di vedere che nell'insieme cresce questa grande disponibilità a prepararsi a questo appuntamento che è la fiera, che è il punto dove ognuno gradisce essere presente, essere in grado di far vedere quanto è stato bravo, cosa ha imparato, o per altri è la conferma di quello che sappiamo già, cioè i grandi artisti che sono in Piazza Chanù. Un grande evento che richiama anche una grande attenzione alla sicurezza. Presidente, lei è anche prefetto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, anche sotto questo aspetto è andato tutto bene, ma soprattutto è stato sperimentato un centro operativo che sta facendo scintille. Sì, proprio la sicurezza è uno dei punti che richiede una grande preparazione preventiva, un centro di controllo che sia fatto di persone molto diligenti, molto preparate, molto convinte del lavoro che fanno H24 per garantire proprio a chi visita la fiera di essere nella massima sicurezza. Questo porta a dire che noi abbiamo un insieme di forze dell'ordine che lavorano insieme, di cui chiaramente invale la figura della presidenza della giunta collegata con il prefetto, in qualche modo agevola di portare a lavorare insieme tutte le forze che in qualche modo in valle hanno questa funzione, agevolando anche il coordinamento, agevolandone quella che è l'affiatamento che proprio in queste occasioni si vede. Quindi per noi è un grande successo che dobbiamo a questi operatori dell'ordine, a cui non saremo mai in grado di ringraziare abbastanza per quello che fanno, soprattutto per farci far bella figura. Un modello di centro operativo che ci stanno copiando, ho saputo che sono venuti gli organizzatori del Giro d'Italia, la Protezione Civile del Veneto. Sì, proprio quello che è un modello che noi abbiamo sperimentato in quanto regione, che ha sicuramente anche delle dimensioni che ci permettono di essere un po' i punti pilota di una serie di iniziative. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare, come ricordava, altri operatori che sono nella situazione di dover essere in grado di coordinare e gestire le forze, e noi abbiamo dato tutto il supporto necessario perché ci possa essere altrettanta soddisfazione nel momento in cui utilizzeranno il nostro prototipo. È stato realizzato anche un centro di videosorveglianza per monitorare la presenza delle persone nella città nell'ambito della foire. Ecco, ma questo progetto di videosorveglianza è applicabile al resto anche del territorio valdostano? Questo per garantire i cittadini e dare ai cittadini sempre più sicurezza. Sì, ormai da 2 anni, dopo un inizio stentato nel 2009, noi abbiamo dato un'accelerazione in accordo con i comuni al progetto di videosorveglianza, che era nato in modo disarticolato a macchia di leopardo, dove ogni comune faceva un po' secondo quelle che erano le sue esigenze dei punti di videorilevazione. Noi abbiamo integrato questo sistema con quella che è l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza, e soprattutto di ribaltare queste informazioni, queste notizie, che non sono più solo
a livello comunale, ma diventano di interesse regionale. Il fatto di avere certe registrazioni, il fatto di poter visionare e capire cosa succede nelle località che poi a poco faranno una rete regionale per quelle che sono i comuni, soprattutto di fondovalle, quelli più interessati ad alcune situazioni malavitose o come possono essere i furti, come possono essere altre attività illecite, bene, tutto questo crea la premessa per l'organizzazione anche in video, come in Aosta, sappiamo che sono già dei punti di videosorveglianza, sempre più lo stiamo alimentando col Comune di Aosta, per riuscire ad avere quella garanzia di sicurezza che è quello che la gente vuole. Da Valdostano poi la lascio andare ai suoi impegni, cos'è che le è piaciuto di più di questa fiera di Sant'Orso? Mi è piaciuto molto l'approccio che hanno avuto gli artigiani nel momento in cui la giornata profilava un po' di neve, c'è stata la tranquillità, tutti si sono aggiustati, hanno cercato di coprire chi con dei tettucci, chi con degli ombrelli più ampi, ma senza assolutamente nessuna preoccupazione che questo potesse guastare la festa. Questa propensione ad essere disponibili ad affrontare quella che è un'avversità atmosferica che fin lì non ci arriviamo, quindi ha dato un po' il segno di come c'è una maturità anche nei vari artisti artigiani ad affrontare quella che è un'evenienza, però col senso di accoglienza per essere comunque sempre pronti per presentare la loro merce a chi, e quindi i loro prodotti di questa lunga lavorazione fatta durante le notti invernali e durante le primavere passate, per riuscire a fare in modo che proprio la Valle d'Aosta ne esca come ne esce, in modo brillante. Io le dico la mia impressione, poi lei, Presidente, dice la sua impressione sulla mia impressione. Abbiamo intervistato il più giovane espositore, un ragazzo di che l'ha premiato lei ieri sera. Abbiamo scoperto che è uno studente dell'Istituto Agricole che intende fare il tecnico per le attività agricole e continuare l'attività di artigiano scultore. È un ritorno alle origini della FAR, Presidente. Sì, io ieri all'inizio della fiera avevo detto che c'è un'analogia tra quella che è il Gran Zor della Desarpa e quello che è il Gran Zor della Festa di Sant'Orso, che sono due avvenimenti di grande rilievo, e tutti e due coinvolgono il settore operativo vero che coinvolge tutta la valle. Una volta l'agricoltore durante le VIA faceva lo scultore, e oggi si torna a questo modello che, per quanto è compatibile, si può fare. Naturalmente poi c'è stato chi è specializzato, che fa l'artigiano, l'artista durante tutto l'anno con grande soddisfazione, però questo modello, un ritorno a questo tipo di modello c'è, e a noi fa molto piacere. È una riscoperta delle nostre origini, Presidente. Assolutamente, vuol dire che non solo non muoiono, ma questa cultura dell'ambiente montano, che ha saputo forgiare gente preparata, forte, soprattutto disponibile a qualsiasi avversità, non lasciarsi mai andare a debolezze, non essere mai nella situazione di dire non ce la faccio, ma sempre resistere e voler andare avanti e vincere con le proprie forze. Questo vuol dire che c'è, e non solo, ma che gli impegni della sua giunta per sostenere questa nuova tendenza? Beh, credo che sotto questo profilo noi sosteniamo sia le scuole di formazione, sia tutti quelli che vogliono attrezzarsi. Abbiamo favorito queste forme miste di lavoro in modo che ognuno fosse coperto anche nel momento in cui fa un'attività che non è la principale. Tutte queste forme sono state ampiamente viste e codificate in quella che è un'attività garantita per chi vuole operare. Grazie, Presidente, io la ringrazio nuovamente per essere venuto nella nostra postazione e ridò la linea alla regia per mandare ancora in onda i servizi realizzati da Thierry Pronesti e Ivan Goyer. Thank you.
Sono il simbolo della Fiera di Sant'Orso, sono i galletti e noi abbiamo Luca Navio di Val Tournanche che è uno specialista. Sì, io diciamo li faccio da parecchio tempo, io e mio padre entrambi. È iniziato come un passatempo, continua ovviamente ad essere un passatempo. È un qualcosa di non impegnativo, un pochino un simbolo, è facile da fare tra l'altro perché un piccolo pezzo di legno biforcuto non è così difficile da trovare. Le fa di diverse grandezze? Sì, dipende diciamo un pochino dalla dimensione, dal pezzo di legno e poi chiaramente dove diventano un po' più impegnativi si usano attrezzi diversi, altrimenti un coltello è più che sufficiente. Ha iniziato da giovane, ha imparato da suo padre? Sì, si inizia penso come un po' tutti i bambini che hanno l'età per maneggiare un coltello, dopodiché si continua e poi ognuno ha lo suo stile, io e mio padre li facciamo lievemente diversi ma alla fine poi sono decisamente simili. È un ricordo, specie nelle dimensioni più piccole, molto richiesto anche dai turisti immagino. Sì, è considerato anche un portafortuna e noi lo consideriamo tale, diciamo ha parecchi significati a livello simbolico, ma senz'altro uno può essere anche quello della fortuna portata e di un piccolo oggetto che si può portare via da una fiera. Bene, ringraziamo Luca Navio e gli auguriamo una buona conclusione di questa Fiera di Sant'Orso. Grazie a voi. Piacciono ai grandi e anche ai piccini, sono i giocattoli in legno e abbiamo qui Paolo Paris da Donnas che ne realizza. Sì, piacciono di più ai grandi che ai bambini. No, diciamo che i clienti sono più che altro grandi. I bambini prendono una cosetta piccola, proprio quella che possono usare. Quelle con le cordine, quelle cose lì, il resto sono tutta roba da persone già, cioè gli adulti gli piacciono. Abbiamo piccole automobiline che si rifanno anche al passato, quasi gli oggetti di collezionismo, vediamo macchine lì anni 30-40, che macchine sono? A quali modelli si rimandano? Beh, questa qua è tipo una macchina americana, queste qua. Quella è già una bianchina, questo è un carro attrezzi, questi sono vecchi furgoni sempre anni 30, poi giù c'è una scala vecchia dei pompieri. Sono tutti giocattolini che più o meno alle persone piacciono, sono quelle cose che non si vedono tutti i giorni. Il classico cavalluccio, le paperelle e poi fa bella mostra di sé qui un'ape. No, sono appassionato di vespe, api, allora visto che non posso permettermi una vera me la faccio di legno. Quindi. Quanto tempo hai impiegato per realizzare questa creazione che è molto complicata diciamo? Sì, quattro mesi e mezzo ci va più o meno. Poi tutto noce, quindi poi a parte è funzionante, volendo un bambino ci può salire sopra e usarla, però logicamente... Un triciclo di lusso. Sì, tanto di lusso. Ringraziamo Paolo Paris e gli auguriamo un buon proseguimento di fiera. Grazie. Abbiamo Fausto Monet di Aosta. Fausto Monet di Aosta che ci racconta la sua passione e il perché, a differenza di molti, non utilizza il noce. Io faccio questo lavoro solo per passatempo, come un tempo perso. Il discorso che utilizzo questo tipo di materiale di legno è solo perché è più tenero, è più facile da lavorare e è anche molto più reperibile nell'ambito del territorio. Il discorso è che non c'è molto, molto più particolare, molto più bello, solo che quando giustamente ed è un più rifinito come legno. E niente, il fatto che io ci do questa colorazione è il fatto perché il legno è in origine chiaro. E giustamente mi piace farci queste colorazioni utilizzando in pratica della tempera, utilizzando del mordente e poi viene tutto in pratica incerato a caldo, senz'altro giustamente sono uno dei principianti, non mi ritengo assolutamente niente di, è un divertimento più che altro. Spero un indomani quando avrò l'opportunità di andarmene in pensione, se qualcheduno me lo permette, lo Stato equivale che mi piacerebbe farlo di professione, però da qua a farlo penso che giustamente ne passerà tantissimo di tempo. E più che altro quello, invece andarmene in un bar o per scaricare, solo che è un lavoro di cui alla fine ti rimani sempre un po' da solo, perché alla fine non stai in compagnia, non vai a frequentare gente, e rimani sempre
cioè, diciamo, però una cosa che mi piace, mi appassiona, cioè. Comunque ci sono, vedendo anch'io stamattina o ieri, cioè in tutta la parte della fiera, ci sono tantissimi molti cioè ragazzi, persone di cui sono molto bravi, cioè assolutamente, e di cui hanno molte più facoltà da parte di loro, diciamo, di arrivare nei loro obiettivi. Ringraziamo Fausto Mondè e gli facciamo i complimenti. Ringrazio voi. E buon proseguimento di fiera. Grazie a voi. Ciao, grazie a tutti. Siamo con Marco Montanari di Saint-Pierre, che ha portato nel suo banchetto a questa edizione della Fiera di Sant'Orso una radice molto particolare. Adesso lui ce la introdurrà. Ma è una radice di rosa canina, scoperta così per caso, ripulita, e abbiamo ritrovato dei gnomi che cantano, che parlano, con dei funghetti in lumachina, dei vari, un guffetto che si affaccia dal suo tronco per far vedere la sua vita particolare, come è nato. Quindi è molto semplice, ma è uscita tutto con tutti i piccoli animaletti che si sbucano dai rametti. C'è una volpe nell'angolino di là, un altro gufo sopra, che si evidenziano la storia della natura, la Valle Incantata. Questo è il piccolo insieme di questa radice. Una produzione varia, vediamo dei sabot, un monopattino, un copapan. Sì, il monopattino è un gioco che andava di moda quando si era ragazzini, non io, perché parliamo dei nostri nonni che usavano il monopattino in legno, perché giustamente è un pezzo unico, non è un pezzo. Non credo che ce ne siano altri in giro a grandezza naturale funzionante. Quindi questo è molto particolare. Copapan invece in castagno è ricavato con delle vecchie assi di una mangiatoia, quindi è anche stagionato come lavorazione, molto particolare, inciso proprio artigianalmente solo con lo scalpello, con la sgorbia. Come è nata la sua passione? Ma è nato come da principio come hobby, per tenere compagnia con degli amici che andavano a fare scuola in taglio e scultura, e ci siamo adeguati, poi ha preso la passione che ci ha portato avanti. E quindi ci siamo perfezionati pian piano a fare cose un po' stilizzate, particolari, che non da evidenziarsi dagli altri. Bene, ringraziamo allora Marco Montanari, gli auguriamo un buon proseguimento di questa Fiera di Sant'Orso. Grazie mille, arrivederci. Immagini di Piazza Emilio Chanu adiacente alla nostra postazione, concludiamo questa lunga diretta. I visitatori sono ancora numerosi, approfittano ancora dell'ora di luce che rimane in Valle d'Aosta. Tanti ospiti, e speriamo di avervi dato un servizio da voi gradito. Se abbiamo sbagliato in qualcosa ci scusiamo, se abbiamo fatto qualche papera non mandatela a Paperissima, noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, abbiamo vinto una scommessa, io che ho condotto dallo studio assieme ad Elena Giovinazzo, che è nella sede remota della nostra postazione, a Marco Camilli il nostro editore, a Luca Nicoletti
che aspettiamo che il nostro operatore lo inquadri anche voi, così ecco, questa è la nostra postazione, la nostra regia. Ringrazio Thierry Pronesti che assieme a me che si è fatto tutti i servizi dall'esterno, ed è stato un impegno non da poco, perché Thierry è stata la tua prima esperienza, ti abbiamo buttato al fronte senza alcuna preparazione, ma sei stato bravo lo stesso. Sandra Lucchini, che qui non c'è perché lei fa la giornalista per il nostro sito aostaoggi.it, però potete leggere i resoconti della Foire de Saint-Tour sul nostro sito. Ivan Goyer, che è qui a fianco a me, grazie Ivan. Arianna Barone Letto, che non c'è però l'avete vista nei servizi di ieri, e con orgoglio diciamo abbiamo vinto la nostra scommessa. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuti in questa esperienza, a partire da Gerardo Beneiton, presidente di Casus Montano, che ci ha dato gli assaggi dei formaggi Grolle d'Oro per il miglior formaggio italiano. Ringraziamo soprattutto la Regione Autonoma Valle d'Aosta, che ci ha sostenuto fortemente e ha collaborato attivamente per la riuscita di questa diretta, così come il Comune di Aosta. Un grazie particolare a Sandra Bovo e a Piera Squindo, che hanno collaborato a portare gli ospiti in redazione. Grazie a tutto il Comune di Aosta. Un sentito ringraziamento al personale del Dipartimento Innovazione e Tecnologia della Regione. Grazie alla Tipografia Arti Grafiche Duc. Grazie a tutti i nostri ospiti che hanno consentito di mantenere viva questa lunga diretta, ma soprattutto grazie agli artigiani che con le loro opere ci hanno stupito, e ancora un grazie al nostro editore che ha fatto questo sforzo per poterci permettere questa nuova esperienza professionale. Grazie a tutti, arrivederci. Fra tre giorni tutto quello che abbiamo trasmesso in questi giorni lo potete rivedere in rete, probabilmente da giovedì prossimo. Che dire, vi diamo appuntamento, speriamo, per la prossima edizione della Fiera di Sant'Orso 2012. Noi di Rosso Pomodoro ve lo diciamo di cuore, perché siamo fatti così. Vi aspettiamo alle porte di Aosta per farvi assaporare la pizza napoletana e la tradizionale cucina partenopea. Ci piace verace, mozzarella di bufala, olio extravergine di Sorrento, pasta di Gragnano trafilata al bronzo. Noi rispettiamo il ritmo della natura, quattro stagioni, quattro menù. Il Forno d'Oro, il nostro cuore napoletano e la tradizione partenopea. Specialità che vi offriamo tutti i giorni. Ad Aosta, in corso Ivrea 146. Sia pranzo fino alle 15 che a cena fino a mezzanotte. Per prenotazioni 0165 26 71 41. Grazie assai. Rosso Pomodoro. Rosso Pomodoro. Chiamo Ciccio, e chi porta